una bella rubrica, quella che ci racconta cosa fanno i missionari nel mondo, missionari che appunto stanno un po' dappertutto, e ci colleghiamo questa settimana con il padre Irvin, che lavora dal Giappone. Voci dal mondo. Voci dal mondo. Ciao Francesca, come stai? Io sono Irvin Gutierrez, missionario javeriano. Missionario javeriano da Parma, ho 35 anni, sono messicano da León, Guanajuato. Allora vivo in Osaka, una città del Giappone. Lavoro qui anche con alcuni altri confratelli, alcuni sono claretiani. La situazione qui è veramente meravigliosa, la gente è bella, amabile, tutta la città è veramente pulita, tutto è bellissimo. Il clima anche è veramente buono, ma vorrei compartire con tutti una piccola esperienza. Lo più difficile del Giappone comincia con la lingua. La lingua giapponese è veramente difficile da imparare, ma con perseveranza, piano piano va avanti, piano piano uno riesce a capire, a leggere anche, perché anche hanno tanti kanji che viene dalla cultura cinese, che sono veramente difficili, complicati, ma piano piano con lo studio costante si va dando. Anche un'esperienza bella che ho con questa lingua, è difficile per parlare per me parlare in giapponese, ma lavorando con alcune persone che sono che vivono in strada, no? Homeless si dice in inglese. Questa gente, un gruppo di giovani preparavano il onigiri, che è una piccola bolla di gohan, di riso, e se le compartì alla gente. Ogni sabato andiamo a questo piccolo gruppo a compartirla. È una cosa veramente interessante, perché uno comparte un pochino, ma nel piccolo dialogo semplice, con alcune espressioni della gente, uno può scoprire l'amore di Gesù, può scoprire la presenza del buon samaritano in tutti, no? Penso che è una cosa veramente importante. Perché uno può pensare, questa gente è veramente culta, no? Ha un senso di intelligenza abbastanza alto. Quasi tutta la gente va in scuola, in università, sono così. Ma penso io, che può compartire io con questa gente meravigliosa? E compartire il testimonio, compartire l'allegria, la gioia, compartire la pace, la felicità del Cristo che è vivo. È vivo anche tra noi. In questo paese, questo è un reto che si comparte, che si predica ogni giorno con la nostra vita. Saluti a tutti. Bello. Ci vediamo, grazie mille. Sayonara, arigato gozaimashita. Mata kondo, ne? Bello, sayonara e arigato, l'ho capito. Grazie mille, padre Irvin da Osaka in Giappone, ci ha raccontato la sua esperienza, a quanto pare stupenda, anche di condivisione. Bellissimo. Voci dal mondo torna domenica prossima. Voci dal mondo.